Ciao a tutti, ottavo appuntamento con Road to Unkillable, la costruzione del mio primo team inammazzabile. In questi giorni ho un po' saltato gli appuntamenti perché comunque non cioè devo comunque arrivare ai tomi di Ninja per chiudere effettivamente questa serie. Gli ho dati un po', però me ne mancano ancora tanti. Me ne mancano tre. Come ne mancano tutti, sono cinque. Come ne manca uno. È tosta, è tosta, è tosta. Sto cercando di fare il clan boss, anche spendendo le gemme. Ultima cassa di Ultra Incubo. Perché per aumentare la possibilità di avere dei tomi gialli, tomi Lego ovviamente. Spazzatura, vediamo qua se mi dà un bel giallino. Difesa flat, no, peccato perché c'è la velocità. Niente. Tosta, tosta, tosta. Non me li vuole dare sti maledettissimi tomi. È una tua gialla. Avrei preferito un tomo più grande, però tanta roba. Attacco percentuale con tasso danno. Questo qui non è male. Boh, raccolgo, però mi sta sulle balle che non è 6 stelline. È una blu, niente, niente, niente. Difesa, velocità, questo è buono. 6 stelline, questo è veramente buono, finalmente uno scudo figo. Va bene. Va bene. Allora, comunque, come siamo messi? Siamo messi che loro sono tutti tomati. 1, 2, 3, vabbè, questi ne manca uno qua, ma chi se ne frega della sanguisuga. Lei non ho tomi rari, quindi dovrò capire come fare per farle. Per questi ultimi tre tomi rari per finirla. Credo che dovrò fare magari il boss più basso, non lo so. Vediamo un attimo le velocità. Manufatti, ok, la seconda da fare in ordine di velocità è lei, perché la più veloce è Demita con 286 e l'abbiamo fatto lo scorso video. Ciao Lady Hawk. Benvenuta, bentornata. Guarda il mio ultimo acquisto, che bello. Te l'avevo fatto vedere. Non mi ricordo. Sempre tutto per stare il più attaccato possibile a Twitch. Comunque, andiamo avanti. La bellissima ereditiera, bellissima anche sia davanti che dietro. Che uno la guarda solo qua e dice bella, però perde il suo lato migliore, diciamo. È fondamentale che arrivi a una velocità di stavo dicendo, oddio, ho perso, ok, 269. Quindi in ordine di manufatti abbiamo fatto Demita 286. Adesso facciamo ereditiera perché ovviamente andiamo a scalare, così i pezzi migliori se li prendono i primi. Sì, svapo, svapo, svapo da ieri. Da ieri ho detto no alla combustione e consiglio a tutti quanti di smettere di fumare le sigarette, di non accendere più una sigaretta, perché fa schifo. Rolly 138. Benvenuto. Ciao Rolly. Allora, abbiamo detto 269, quindi per la 269. Lei deve avere soprattutto anche lei velocità a bomba.
Quindi partiamo con la ricerca dei pezzi. Quindi prendiamo le scarpe. Non è male questa scarpa qua, però vediamo anche gli equipaggiati. No, grande Rolando, benvenuto, grandissimo. Sì, è tu questa qua, grazie mille. Grande, mitico, 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 mitico. Grazie mille per essere passato. Allora, questo è un gioco un po' complicato. Allora, vi faccio delle mini direttive in pausa pranzo perché sto cercando di buildarmi un team speciale. È un gioco un po' così, è un gioco un po' così. Eh sì, grande, grande, grande. Sei un uomo di parola. Aspetta che ti aggiungo, ti metto il cuoricino. Ti aggiungo tra gli amici assolutamente. Ti metto il cuoricino anche. Ok, fatto. Ok. Allora, stavo dicendo. Lei deve arrivare. 269. Arriva a 269, dovrò usare tutti i set velocità che ho, perché 269 è tanto. Quindi iniziamo dalla scarpa. La scarpa migliore io la terrei. La seconda scarpa migliore, a sto punto, gliela diamo a lei. Cinque stelline, sei stelline non ne ho più, purtroppo. Come chest. Allora, facciamo così, mettiamo nei filtri la velocità, perché senza velocità non si fa niente, non si fa niente, non si fa niente. Quindi, no, aspetta, sono troppo giù. Quindi. Allora. Velocità 6, velocità 10, velocità 10 più 1, velocità 9, velocità 4, 10, 5, questo è intoccabile, 9, il valore più alto è 9. Il valore più alto è 9. Fammi vedere lo svapo che usi. Non lo so, non vorrei fare pubblicità. Non so come. Non so se posso dirlo, non lo so. Metti una Nike. Ecco, le Nike va veloce. Io non ho scritto niente, è stato Rolly, io non voglio fare pubblicità occulta. Comunque. Sì, lo dice lui, lo dice lui. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, ovviamente metterò uno stivale con velocità. Magari che ha il tasso. Cerchiamo qualcosa col tasso. Questo c'ha 5, però velocità troppo bassa. Questo c'ha 9. C'è l'attacco, non ha il tasso. Questo c'ha 5, che pizza. Questo non è male. Metto questo, proviamo. Beh, avrei dovuto fare il camerino di prova, però vabbè, se, va bene, faccio adesso. Camerino di prova. Sì, ma che gioco è? Questo è Raid Shadow Legend, è un gioco che si gioca da solo, è un non gioco. È un gioco di strategia di combattimenti a turni dove tu, i tuoi mini spaccano tutto in automatico e tu li devi vestire al meglio. Adesso sto preparando.
un team specifico per fare una cosa molto specifica ed è molto difficile. Da un anno e mezzo che ci gioco e non avevo i personaggi per fare questo team, ma adesso ce l'ho. Ciao Gunslinger, benvenuto, ciao. Lode, ah Lode, ci sei anche tu, grande, ciao, benvenuto anche tu. Sì, hanno fatto una pubblicità da milioni e milioni. Di soldazzi dappertutto, è veramente famosissimo Red Shadow Legend. È carino, dimmelo, se lo vuoi provare ti faccio l'invito, Lode. Così magari mi dai qualche cosina. Ereditiera per il team Unkillable. Sì. Il team Unkillable che sto andando a costruire è formato da Dimitra, che deve girare a 286 di velocità. Ereditiera 269. Il DPS, che qui ho scritto Fane, però il DPS devo vederlo a 257. Io voglio usare Ninja, però non Fane. E poi ci sono a scalare Diacono Armstrong o Diagono Alto Fo Arto Forte, come l'hanno tradotto Armstrong, a 195 e Cercatore Seeker a 182. Dragon Ball Dokkan Battle, mi sembra che l'avevo provato anch'io, adesso non mi ricordo perché ne ho provati davvero un botto di Dragon Ball. Fammi sapere, fammi sapere. Raid Got 23, welcome. Hi. Fine, thanks. Try to build an unkillable, my first unkillable team. Allora, no, mi sono perso tutto, scusate, mi sono perso tutto. Non ho tantissimo tempo, rifacciamo tutto da capo. Allora, abbiamo detto velocità, equipaggiati, questo sono tutti i pezzi che ho vinto giocando a sto gioco come un disgraziato. E abbiamo detto di mettere questo, camerino di prova attivo. Allora. Poi, guanto, proviamo un guanto tasso. Però mi sa che non è che c'ho. Beh, dai, ce ne ho tre di guanti tasso. Un po' di accuracy potrei mettere, a lei non serve niente. Fanno un po' schifo i miei guanti tasso. Vabbè, le diamo una a caso, tanto questi qua, bene o male, boh, gli diamo questo qua. Diamo questo qui. Poi, e siamo arrivati a 172. La vedo dura, questa la vedo dura, Uno scudo. Ovviamente lo scudo non può avere il tasso. Infatti abbiamo tolto. Vediamo il più veloce che ho. 16. 6. 8 più 1. 13. Non è male. Vabbè, lei no. 9. 12. 9. 14. 10, questi sono tutti brutti. Ok, io direi di darle questo qua, questo assolutamente. Guns, dici ereditiera? Ereditiera si usa perché cleansa tutti e fa fare il contrattacco. Ha il contrattacco lei, ma più che altro perché c'è il cleanse. Adesso dopo finisco qua, ti faccio vedere le statistiche. No, ma è un pezzo fondamentale ereditiera. E poi la figata è che se c'è la quest giornaliera, la daily quest di usare almeno un eroe raro nel team, ti becchi pure quella. È top ereditiera, ma no, dicono che è molto forte. Mi sembra proprio per il fatto che pulisce tutti e che mette un buff. Adesso te lo dico con certezza perché non mi ricordo bene. Allora, facciamo subito questo qui, vediamo anche questo, velocità 16, 10, 12, 15,
2, 4, 9. No. 14, vabbè, questo non si tocca. 8, 8, 10, 5. Ok, li mettiamo suo. Siamo già a 221. L'arma. L'arma 12, 13, beh, oddio, questo qua non è male. Non è male. 10, 9, 9, 14, questo quant'era? 12, questa è più alta. Mi dà meno attacco. Proviamo questa prima. 246, 246, però posso dargli qualcosina con lo stendardo? Sì. No, cosa ho fatto? Oh, scusate, sono veramente un deficiente. Mettiamolo subito prima lo stendardo. Facciamo così, facciamo prima. Stendardo. Equipaggiati, fammi vedere solo quelli con velocità 5. Più 1, 10. Bella questa. 10 non è male. 10 non è male. 9, sempre suo. Sempre suo, assolutamente. Questo è l'equipaggio diretto. Allora, beh, già che sono uscito ti faccio vedere Gans. Allora, lei ha attacco un nemico, vabbè, questa turno extra che se ne frega, il clan boss non può morire. Poi ha rimuove un buff a caso da tutti gli alleati, quindi cleansa tutti, e ha un 60% di piazzare un buff, aumenta velocità, che diventa 60-100%, del 30% di tutti gli alleati. Ovviamente per riuscire a usare... E questa è fondamentale. Poi la passiva contrattacca, quindi non è male. Ma per riuscire a usare lei... Tutto questo funziona perché lei, il fattore unkillable, me lo dà, lei che ha questa mossa che mette il blocco danno, però lo mette per un turno solo, Gans. Quindi cosa succede? Deve andare talmente veloce sta tipa, che deve andare 3 a 1, cioè ogni volta che il boss fa un turno lei ne deve fare 3. Quindi si mette l'aura della velocità, si mettono in campo i buff che aumentano la velocità come quello di ereditiera e si dovrebbe arrivare. Ok, ho risposto alla tua domanda, è tutto più chiaro adesso? Lei è un mostro, lei è un mostro. Poi mi sembra che adesso non lo so perché non l'ho mai fatto, poi adesso devo finire di mettere i manufatti, poi devo anche tirarlo su, devo tirarlo su un Clan Boss Calculator per vedere un attimo come va. Poi credo che lei il cleanse, magari perché se si perde un turno forse dimita lei la cleansa e pulisce tutto dopo lo stun. Da vedere, da provare, te l'ho detto, è la mia prima volta, quindi sto facendo questi video apposta, quindi mano a mano lo costruirò. Quindi torniamo un attimo ai manufatti, ridiamole tutto quello che ho fatto adesso, che sono un pirlone, facciamo cammino di prova, sotto statistiche, velocità, equipaggiati, vabbè più o meno era facile perché aveva tutti i pezzi del mio starter dell'arena. Ovviamente il mio starter dell'arena se ne va a quel paese. Vediamo un attimo, non mi ricordo più, lo scudo era questo. Però non mi interessa perché voglio fare l'unkillable. Cioè devo avere quella cassa per forza. È un anno e mezzo che gioco e è possibile che non prendo l'ultra. I guanti, avevamo detto, tasso. Guanti, abbiamo detto tasso, i suoi avevo messo, sì, e la chest gli avevo messo quella di Biancaneve, eccola qua, 256.
Allora, 256. 156. Cacchio, qua è tosta, però con sì, dovrei arrivarci con dovrei arrivarci con non mi ricordo più come si chiamano, aspetta, però non sono sicurissimo di tutto questo. Questo però mi piace, mi sa che è meglio questo. 257. Le scarpe non così, le scarpe velocità. Ma le scarpe no, le scarpe c'è solo lei. Questo abbiamo detto che è il migliore con il tasso. È il migliore con il tasso, sì. Lo scudo. È il migliore in assoluto che c'ho. Se lo scudo non ne trovo uno meglio. Vediamo se posso grattare qualche punto, ma non credo. No. È un punto, l'ho grattato, che non è male. Dovresti provarlo, Lady, sto gioco, è molto carino, molto bello. L'arma, forse l'arma ce n'era una migliore, mi sembra. Questa è migliore. Mi dà più uno. E questo più due. Ma proviamo così, dai, proviamo così. Va bene. Svestiamo tutti. Ok, eccola qui. Tutto il suo splendore. 257. Ovviamente per arrivare a questo fatidico 269 dovrò potenziare i pezzi. Allora, potenzia, incanta. Boh. 4, non male. Quindi vediamo anche questo cacchio, peccato che non ce l'ho da 5. Questo 2, vediamo, no. Questo 2 no. Questo qua lo posso potenziare. Velocità. Non ne ho tantissimi. Maledizione. Ok, 4. Quindi siamo arrivati a 261, ne mancano 8, 8 punti, 8 punti. Cacchio, se avesse non. La vedo dura perché 8 punti non so come grattarli. Vediamo lo stendardo. L'unica è che lo stendardo. No, questo non è male, non è male. Questo è buono. 3, maledizione. No. Ok, 4. E siamo a. Vabbè, gioco questi qua non hanno. No, questi pezzi non danno velocità. E siamo a 265. Mazza, quanto devo grattare qua, eh. Devo rosicchiare un sacco. Questo per esempio a 2. No, devo andare qua, devo andare qua. Devo andare qua. E devo andare qua. E devo andare qua. Mi devo uscire. No! Oh! Si è incartato il gioco? No, non, no, no bene, no bello.
incredibile. Non vogliono farmi fare Team Unkillable. Guarda caso, abbiamo detto che mi servivano Tomi Rari e il negozio mi propone un pacchetto di Tomi Rari da 20 euro con 20 Tomi Rari, ma te li puoi anche infilare dove non batte il sole, carissima Plarium. C'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Ah, rotazione idra. Qui ho fatto stra schifo. Sì, ho fatto schifo. Idra non lo sto calcolando molto. Perché è un contenuto endgame. Io non faccio neanche l'ultima cassa del clan boss. Quindi per me idra non è una priorità, diciamo. Vediamo se mi fa mettere sti maledettissimi pezzi. Allora, abbiamo detto, scusate, campioni, la bellissima ereditiera, questo pezzo qui, dobbiamo fare potenzia, incanta. Ah, ma no, non ho letto. Questa statistica è stata pienamente incantata. Ma infatti mi sembrava strano. Non mi fa vedere. Però qui non si vede. Che strano. Provo a riavviare al volo un secondo. Riavvio il gioco. Arrivo subito. Aspettate un momento. Facciamo intanto così. Intanto che aspettiamo. Ovviamente non ho fatto le grafiche, non ho preparato niente, scusatemi. Riavvio raid. Riproviamo. Qui cosa c'ho? Ah, qua il frammento che mi ha sbloccato mitrala pestifera, veramente pestifera. Riproviamo, vado sempre nell'opzione sbagliata. Allora, eccola qua, bella come il sole. Vediamo i 269. Ah, ma quindi mi ha preso l'app, ma non me lo faceva vedere. Mi sembra impossibile, non so, comunque non posso parlare di ste robe perché ho letto che si incazza di brutto Twitch, non parlo, no comment, dirò solo questo, no comment, sì, non so, Gunslinger, boh, bah. Magari poi in privato ci facciamo una chiacchierata. 269, siamo arrivati al gol, incredibile, e anche lei è pronta, anche lei è pronta. Ovviamente la vita non ci interessa, l'attacco sì. Quindi darò un anellazzo attacco. Gli anelli quelli belli. Che non ne ho. Con attacco percentuale magari. Eccolo lì. Vediamo se mi va di culo. E va qualche punticino lì. Bomba, il primo valì, 12% d'attacco, ottimo. Anche per tutto il resto delle statistiche in un team inammazzabile non serve a niente. HP, difesa, non serve veramente a una fava. Ecco, infatti è andato su difesa. Vabbè, poi dopo ci penso. Comunque sì, questo vince. Equipaggia.
E poi vediamo un fantastico amuleto. Ma veramente degli altri elfi non c'ho. Ah no, attacco no. Danno decisivo. Questo qua mi dà anche attacco. Questo qua non mi dà attacco. Questi non li tocco. Non so, sono forse spoglio il leoncino. Non lo so. Però adesso al momento il leoncino è intoccabile perché mi serve per fare il clan boss, quindi non lo tocco. Gli frego il pezzo a Belanor. Va bene. Quindi chiudiamo. HP non ce ne frega niente. 2700 che però devo aumentare. La difesa non ce ne frega, velocità 269 in linea, perfettamente in linea con quanto mi hanno detto quelli del mio clan. Ringraziamo Voigard, Uzu per i consigli. E anche Wiki, che saluto. Il tasso, vabbè, i pezzi fanno schifo, ragazzi, 93, però vabbè, più che altro è il danno che fa cacare. E boh, non ha bisogno di precisione perché lei non mette niente. Va bene, diciamo che queste qui le abbiamo fatti. E benvenuto Simon, benvenuto Bella. Quindi tutto bene, grazie, tutto bene. Sto facendo la mia mini live solita, cioè solita, ultimamente non riesco mai a farla. Di build di un team su sto giochino che faccio, intanto faccio la mezz'oretta in pausa pranzo e tra poco riprendo a lavorare. Questo è raid, sì, questo è raid. Vi faccio vedere giusto perché vi vedo che un po' curiosi cosa consiste questo gioco. Questo gioco consiste che qua dentro ci sono si vincono queste schegge che ti danno gli eroi. Sostanzialmente, l'unico modo per ricevere gli eroi è aprire queste schegge. Ovviamente, quelle verdi ci danno gli eroi del cacchio. E la gente si ammazza di soldi, ci butta gli stipendi. Si prende, ovviamente, queste qua per prendersi gli eroi più fighi. Una volta che hai gli eroi più fighi, vai in battaglia e ci sono le varie modalità che possono essere, vabbè, la campagna, che però ho già finito, le roccaforti che ti danno i manufatti, gli oggetti, le guerre di fazione, che sono una specie di campagna, però solo per fazione. L'arena è il boss del clan. Il boss del clan è il centro di tutto. È un combattimento contro un eroe immortale che ha un sacco di HP, che si fa una volta al giorno, si resetta una volta al giorno, che ti dà sostanzialmente i tomi per potenziare le abilità, le skill dei tuoi eroi e altre fighettate, più altre shard per cercare nuovi eroi. Vi faccio vedere giusto un combattimento in arena. Pay to win pieno? No, 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 perché comunque se giochi comunque tanto, ti impegni piano piano, comunque ce la fai a sbloccare le cose con gli eroi base. Ci sono degli eroi poi base, diciamo, che ti permettono comunque di fare delle figate. Sono degli eroi un po' meno performanti, ma che comunque ti danno la possibilità di arrivare a raggiungere queste cose. Ovvio, se paghi, allora, per arrivare tipo qua, questo l'arena è divisa in stadi, ovviamente. Per arrivare qua al platino è pay to win, cioè per forza, per stare in platino devi pagare come un porco, devi avere gli eroi più forti, devi avere gli oggetti più forti e soprattutto devi pagare il refresh che ti faccio vedere subito, che è questo qua, lo vedi, questo aggiornamento degli eroi che ti propone lui, lo puoi o fare gratis una volta ogni 15 minuti oppure paghi 5 gemme e te lo fa lui. Questo perché? Perché se ti capita un pool di team contro troppo forte, non è il mio caso perché io sono in argento, cioè devi cambiare, è inutile, non puoi per rimanere in platino devi per forza vincere.
Questo è un gioco di velocità, l'arena soprattutto, chi bastona prima o bastona due volte vale questa frase. Ha iniziato prima lui, quindi mi sa che perdo, però non è che ha tutti sti eroi. Provo a... no, cosa brutta, ecco, grande botta. E adesso tocca a me. Il problema è che lui è buffato bene e si protegge benissimo. Lo sapevo che avrei perso, te l'avevo detto, chi bastava prima bastava due volte. Ciao Ste, vabbè sì, ma tra poco stacco, tra 3 minuti stacco che riprendo a lavorare. Comunque grazie mille per essere passato, buon corso. È fighissimo Simon, è fighissimo. Adesso gioco da un anno e mezzo, sono scimmiatissimo, mi piace. Poi quando apri le schegge ti esce un eroe... ovviamente le percentuali, ti esce un eroe Lego, un eroe d'oro, diciamo, sbotti, però le percentuali 0, qualcosa, cioè sono bassissime, tipo slot machine, che ne parlavamo giusto l'altra sera. Vi faccio vedere solo una partita dove magari forse vinco, giusto per non fare proprio una figuraccia. Non mi sceglierò il team come fanno tutti, ma vado in ordine, prima o poi uno lo becco. Ah, non vinco più e non parto più prima perché ho spogliato il mio starter, è vero, non ne vinco più, no, non le vinco. Non ne vinco perché ho tolto i pezzi al mio starter per fare l'eroe di prima. E quindi vedi che non parto più primo. Però, oddio, questo è davvero un team scarso. Sì, diciamo che ho lanciato dei bei urli quando ho preso gli eroi quelli fighi. Io all'inizio devo ammettere che mi sono fatto prendere da sta roba. È un 100 euro, ce li ho cagati. 100, 100, 150 euro, ce li ho cagati in sto gioco. Poi dopo mi sono reso conto della perché tu spendi 100 euro, prendi tipo la shard gialla, la apri e non ti esce un giallo perché è tutta percentuale, ti esce un viola e inizi a schizzare, no? Dopo che ho capito sta roba, ovviamente non li spendo più. Però vabbè, dai, anche se ho speso 150 euro nell'arco di un anno. Un anno e mezzo sono veramente pochi se calcoli che ci sono persone che spendono 60 euro al mese per comprarsi un gioco. Alla fine non è tanto. Io poi da sviluppatore ci tenevo a supportare questo team che secondo me ha fatto un gioco veramente figo e quindi boh, ci sta. Però adesso basta, 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 basta. E niente, e niente, tutto qui. Tutto qui. Tutto qui, ci sono queste qui sono tutte le modalità, ci sono un sacco di cose, boh, gli eroi, ovviamente non apro niente perché adesso vi faccio dei percentuali, queste sono le percentuali, ok? Quindi c'hai, se apri una del vuoto hai lo 0,5 di trovare un leggendario, l'8% di trovare un epico, il 90% restante tutti rari. Joiner 005, grazie mille per il follow, grazie. Sì, ti ho detto, le percentuali sono da slot machine, cioè è ridicolo, rasentano il ridicolo, veramente. E quindi cosa faccio? Aspetto gli eventi, ci sono degli eventi che ti fanno, se vedi adesso è acceso il portale, che ti danno, che ne so, il per 2, hai la possibilità doppia di prendere, che ne so, uno qua. Al momento quello che è aperto è il per 10. Hai il 10% di probabilità di trovare questo eroe qua, che è bellissimo tra l'altro. Però il problema è che il per 10 è stronzo, perché tu non hai il per 10, no, tu hai comunque, se apri un'antica, che sono queste, hai comunque lo 0,5% di prenderla e se rientri in quello 0,5 hai un 10%, hai un 10 per di probabilità di beccare lei. Bad, bad, bad. Ugo mi manca. Bad ce l'ho e devo dire che è il mio team adesso attuale spacca. Li stavi cercando, bravo, bravo. Badel, no, Badel è top nel mio team adesso sto costruendo un team unkillable, però nel team che ho adesso che non è unkillable ho lui e lui è un mostro, veramente bellissimo e fortissimo. Spacca i culi a tutti, ed è utilissimo, bellissimo. Non vedo l'ora di cacciarlo via perché adesso purtroppo quando hai
non hai un unkillable, usi degli eroi fichissimi per fare il clan boss e lui è in grado, se ha una resistenza adeguata, una build adeguata, di buildare il drago da solo coi polli. Cioè vai a fare drago e... ma questo penso che già lo sai perché se l'hai pescato e lo cercavi già lo sai. Io lo vorrei fare full immortale. Dipende da cosa c'hai. Io c'avevo quelli e... Full immortale che poi aspetta, fammi vedere già che ci sei. Guarda, devo staccare perché sono in pausa pranzo. Immortale, vediamo un attimo, fammi ricordare. Immortale è quello qua sotto. È quello che ti dà il clan boss, tra l'altro stesso. O no? O dico stronzate. Sì. No, perché è immortale? Perché lo vuoi fare immortale? No. No, 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 no. Non lo so, non lo so, non lo so. Perché hai più HP e guarisci del 3% ogni turno. Ho capito, ma no, no, a sto punto allora tu ti consiglio di farlo come ho fatto io. Perché il sostenitore ti fa prendere il 30% di danni in meno dagli attacchi territoriali. E il clan boss fa solo attacchi territoriali, a parte lo stun, ma tanto lo stun non becca mai lui. Nel mio team, ma in generale non lo becca mai. Non lo so, se ti posso dare un consiglio, poi fai come vuoi, ovviamente. Io non è che sono il mago di sto gioco. E comunque, lui è quello che voglio tirare su. Però non ho più Tommy Lego. È la mia nuova fissa, è lui. Lei è quella che mi permette di fare tutto. E questo è anche lui. È anche lui senza diacono e senza cercatore. Sarebbe abbastanza inutile il mio team. Al momento ti faccio vedere il team che ho io. Vediamo se me lo fa vedere. O no, perché non ho chiavi. No, no, te lo faccio vedere perché mi sembra che una botta gliel'ho data. No, no, non gliel'ho data. Comunque, il mio team attuale è formato da... Allora, il lead è Superstite Sabbiato che ha l'aura, aumenta del 25% la difesa. Poi ho... Velenio alla riduzione difesa e riduzione attacco. Poi ho Tatura come aumenta difesa e blocco debuff. Quindi ho Tatura, Velenio, Badel come cleanser. 1, 2, 3, 4. E... Oddio, che c'ho? Basta. In quanto si va al boss? Dal qua? Oddio, mi sto rincoglionendo. Sì, basta. Martiria. Minchia, beato te, Joy. Joiner, veramente. Tantissima roba, Martiria, cazzo. E Gunslinger, che culo. Minchia, c'è un culo. Come avete trovato mangiauomini? Io un anno e mezzo che lo voglio. Che culo, Gunslinger! Eh sì, madonna, ma pure Martire e Mangiamoni sono due bombe assurde. Io ovviamente non ce li ho perché sono un disgraziato. C'ho degli eroi de merda, c'ho degli eroi de merda, guarda, c'ho degli eroi orribili. Altri devo pure tirare su, però... Beh, t'ho detto, per il momento sono un po' fissato. Non ho dei... Non ho dei... Non sono stato molto fortunato con i pull. L'unico botta che mi è andata di culo è stato lui, che però questo rientra nella storia che stavo dicendo quando ci avevo cagato sui soldi. E lui. Basta. Fine. Basta. Va bene. Allora, per il momento vi ho detto tutto. L'eroe siamo riusciti comunque a buildarlo e ad entrare nel range. Dei 269. Domani cerco, se riesco, mi collego sempre alla stessa ora e faccio il secondo in velocità che è mi sembra diacono cercatore, cerco di fare loro.
E niente, prima di staccare volevo solo dirvi, ricordarvi che tra poco farò un video dove regalerò una key di MotoGP 22 per Steam a tutti quelli che, cioè, organizzerò una live e a tutti i presenti farò un'estrazione fra tutti i presenti e uno di quali può vincere questa chiave. Basta, basta, basta. Vi ringrazio tutti per essere passati. Non ho allenatori migliori di Kyle. Cacchio, peccato. Il mio team CB è Martiria, Kaellone Nazionale. Kaellone Nazionale mi piace un botto. Sergente, Sentinella e Ninja. Beh, però Ninja mi sa che sfonda. Però sì, allenatori. Io volevo tanto coso che non ho mai trovato. Quello lì dello spirito. Come si chiama? Come si chiama? Aspetta, è un orco? È un orco? No, non è un orco. Che cos'è? Che cos'è? Che cos'è? Un... Eccolo, Rissaiolo. Rissaiolo, che lo vorrei tanto. Quello, questo è un signor avvelenatore. Signor avvelenatore. Se no vai di Banshee gelata. Ma piuttosto che Kyle vai di Banshee gelata. Banshee io... mi ha fatto i numeri Banshee, ovviamente Ultra no. No, 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 non parlavo del... però Banshee è, mo è molto più possibilità di beccarla. La puoi beccare anche qua Banshee. Comunque, comunque, comunque. Rasin, tanta roba. Rasin, tanta roba. Va bene, va bene. Io vi ringrazio, vi saluto, devo tornare a lavorare. Grazie mille e se ci siete ci vediamo domani o stasera, però su un altro gioco. Stasera non faccio raid. Ciao a tutti, grazie.